Dal Mobile World Congress 2017, ancora nello spazio di Nubian, che tra l'altro si presenta qui come il Camera Phone Specialist, e poi magari torniamo su questo argomento. Ma intanto vi faccio vedere un modello che ancora non avevo mai visto. È la versione cicciona, praticamente grande, enorme, grandissima, insomma super large del Nubia Z11. Si chiama Nubia Z11 Max. La caratteristica è quella di un display da 6 pollici di diagonale con una definizione Full HD, tra l'altro con uno schermo Super AMOLED protetto da un Gorilla Glass. Allora, il prodotto è interessante dal punto di vista del design, perché è molto semplice, minimale. Come tutti gli altri prodotti di Nubia, ha la caratteristica di avere i tasti fisici, quindi non su schermo ma esterno. Tra l'altro questo puntino rosso, che è diciamo il segnale di riconoscimento di un prodotto di Nubia, serve anche come icona, come diciamo segnalatore della ricarica, ma anche come luce LED, sostituisce il LED di stato. Molto semplice la personalizzazione di Nubia, però dal mio punto di vista carina dal punto di vista grafico. Il Nubia N1 Lite che abbiamo visto precedentemente non ha praticamente personalizzazione dal punto di vista della grafica, invece si va un pochettino più a fondo con questo Nubia Z11 Max, che richiama ovviamente il design del modello più piccolo. Rispetto al Nubia Z11, vedete, le cornici sono un po' più pronunciate, perché probabilmente un po' più complicato riuscire a costruire un telefono con un pannello così grande totalmente senza cornici. Avete visto che muovendo il mio dito sulla cornice abbiamo notato subito qual è una delle caratteristiche, cioè la stessa dei modelli precedenti di Nubia, cioè che muovendo le dita sui bordi potete gestire alcuni dei comandi, ad esempio la luminosità, poi sfregando questa parte, vediamo se ce la faccio, dovrei riuscire a chiudere tutte le applicazioni in un colpo solo. Vedendo ancora le caratteristiche, intanto oltre a un display da 6 pollici, anche una batteria da 4000 mAh, 4 giga di RAM con 64 giga di memoria, e l'interfaccia molto interessante è quella della Nubia UI 4.0, che è basata su Android M. Ancora non abbiamo un prodotto di Nubia con Android 7 a bordo. Anche in questo Nubia Z11 Max, come è stato per il Nubia N1 Lite, una delle cose che mi colpiscono è la leggerezza, pur avendo una batteria così capiente. Non conosco il prezzo ufficiale, non so se verrà distribuito in Italia, approfondiremo, ma prodotto comunque interessante, Nubia Z11 Max dal Mobile World Congress.